infatti nell'ambito di una ricognizione del patrimonio verde e, delle esigenze manutentive presentata ai primi di ottobre dalla Giunta Comunale da parte dell'ufficio, venivano indicate alcune aree che necessitavano di interventi di pulizia radicale e venivano informati che i volontari di protezione civile si erano resi disponibili a fare coincidere un eventuale addestramento all'uso delle motoseghe con l'esigenza di ripulire alcune aree comunali. Concluso il corso base ed avanzato all'uso della motosega per un totale di ore 28, ai primi 10 dicembre 2012 è stata indicata l'area per l'addestramento, individuata nel filare di alberature vetuste, per lo più pioppi e salici e infestanti roghi, poste sul retro del campo del centro sportivo di via Arte San Marco Inferiore, via dello Sport, lungo un fossato che dall'anno 2007 è diventato totalmente di proprietà comunale. L'addestramento, per ovvie ragioni di disponibilità dei volontari, è stato organizzato agli stessi nelle tempistiche, ancorché avvisarsi con qualche giorno di anticipo gli uffici, mentre le indicazioni circa le modalità di gestione e le attrezzature di supporto, cespugliatori, motoseghe, aggiuntive e transenne, sono state fornite dal Comune. In particolare, le indicazioni circa la gestione delle ramarie e i tronchi è stata la stessa che viene normalmente indicata quando le potature o abbattimenti vengono eseguiti dalla squadra manutentiva del Comune, ossia se qualcuno è interessato al materiale, una volta a terra lo può prelevare trattandosi per il Comune di un rifiuto verde con conseguenti costi di smaltimento. Ciò permesso, per rispondere ai chiarimenti richiesti, come riportato nelle premesse, il gruppo volontario di protezione civile ha provveduto all'abbattimento delle alberature, alla selezionatura e alla gramatura, posizionando il rifiuto verde lungo la banchina stradale. Alcuni cittadini hanno richiesto al caposquadra dei volontari per prelevare del legname già a terra e prelevarlo pezzato a loro piacimento, cosa che è stata loro consentita secondo le indicazioni ricevute dall'ufficio, purché in sicurezza rispetto alle operazioni dei volontari di protezione civile. Il materiale a terra poteva essere prelevato da qualsiasi cittadino, informando verbalmente il caposquadra dei volontari presenti. Come riportato nelle premesse, lo scopo principale era effettuare un addestramento di protezione civile e contemporaneamente ripulire un'area che cominciava a degradare. Non è stato ritenuto opportuno informare i cittadini, come non lo si fa quando, del resto, quando vengono effettuate delle potature o abbattimenti da parte di una squadra manutentiva, né quando vengono affidati in appalto. Oltretutto le tempistiche non erano certe poiché legate alla disponibilità dei volontari che informavano gli uffici qualche giorno prima. Per completezza di informazione riportato dalle date dell'addestramento eseguito, sabato 15 dicembre 2012, rinviato come al tempo, sabato 22 dicembre 2012, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 dicembre 2012, giovedì 9 e sabato 11 gennaio 2013, sabato 26 gennaio 2013. Un'ulteriore data concordare per l'ultimo intervento di pulizia di sottoposto e sagomatura dei cepi da eseguirsi prossimamente. Inoltre, per le ramarie c'era stato un interesse manifestato per costruire i pochi propiziatori del pane vinti a croce. Poi non hanno dato buon fine e quindi le stesse verranno allontanate e smaltite come rifiuto verde, senza oneri aggiuntivi per il Comune, come da accordo con il gestore del servizio di igiene ambientale Alisea S.p.A., salvo interesse che qualche cittadino potrà manifestare. Concludendo, solo per analizzare anche dal punto di vista economico l'addestramento, che ha comportato un risparmio riferito ai costi di appalto 2012, i costi di abbattimento euro cada uno 206,58 più IVA e di sbattimento del rifiuto verde euro metro cubo 8,59 più IVA dell'ordine di almeno euro 15-20.000 euro. Inoltre, infine, colgo l'occasione per ringraziare sentitamente i volontari della Protezione Civile che ancora una volta hanno dimostrato ampia sensibilità e disponibilità come in passato per le attività.
attività di contrasto alle criticità, riducendo i possibili danni e disagi alla popolazione. Chiede di aver risposto alle sue richieste di si portano gli iscritti saluti l'assessore di protezione civile e Stato Comunale. Grazie assessore, consigliere Capiotto. Io sono, non sono soddisfatto della risposta per due motivi. Il primo perché comunque io ho notizie diverse, da cui mi risulta che c'è stato qualcuno che si è arrogato un diritto di decidere a chi consegnare alcuni legnami e si era offerto al comune per lo sgombero della pulizia, anche lo sgombero del materiale tagliato. In secondo momento non sono soddisfatto perché credo che quando si fanno certe operazioni che pur sono anche da un punto di vista economico un vantaggio per il comune, si deve comunque mantenere in capo quello che è l'organizzazione della pulizia del servizio, nel senso di dire io chiedo eventualmente il materiale del comune e non ad altri cittadini che si arrogano diritti che non gli sono mai comunque stati riconosciuti. Ecco, per questo motivo io non sono soddisfatto della risposta e pretendo e chiedo a questa amministrazione di essere più attenti su come vengono gestite alcune operazioni di carattere anche manutentivo da parte della protezione civile quando le fanno nel contempo di alcune esercitazioni per non creare altri problemi o comunque malesseri all'interno della scadenza. Grazie. Grazie consigliere Patiotto. C'è una seconda interrogazione, sempre a firma sua, se vuole leggere e illustrarla. Sì. La seconda interrogazione riguarda l'attivazione della Casa dell'Acqua. Il sottoscritto Massimiliano Capiotti, in qualità di consigliere comunale del gruppo di progetto democratico, avendo appreso dall'amministratore unico della società patrimoniale del comune che i costi sostenuti dalla stessa per l'attivazione della Casa dell'Acqua ammontano attualmente a circa 28.000 euro più IVA, senza contare ulteriori costi di manutenzione e o riparazione necessari per il mantenimento del servizio. Preso atto di quanto sopra il sottoscritto chiede, se l'amministrazione ha valutato attentamente i costi e gli eventuali benefici di questa operazione e se sì, in quanti anni verrà ammortizzata la spesa sostenuta. Se non era il caso, dato l'attuale periodo di crisi economica e i continui tagli dei trasferimenti ai comuni da parte del governo, più volte lamentati dalla Lega e dal Sindaco, impegnare tale spesa per un servizio sociale più diretto e mirato ai cittadini in reale difficoltà? Se dopo due mesi dell'attivazione di questo servizio si hanno avuti dati confortanti e un reale gradimento dei cittadini su quanto offerto? La risposta alla presente interrogazione con riferimento agli specifici quesiti posti è richiesta anche in forma scritta. Grazie consigliere, da risposta il Sindaco. Interrogazione sull'attivazione della Casa dell'Acqua. In risposta alla sua interrogazione di pari oggetto, protocollo 2027 del 1 febbraio 2013, con la presente preciso che i costi sostenuti per l'acquisto della Casa dell'Acqua, installazione e connessi, risultano come dal prospetto allegato, che fu allegato, e che ovviamente non sono di 28.000 euro più IVA, ma sono di 22.000 euro. L'IVA, poi, dobbiamo dire, visto che lei ha parlato di società patrimoniale, non è considerata in quanto non costituisce un costo per la società Musive Servizi e Patrimonio, in quanto viene messa in detrazione la relativa fattura e quindi non è un costo, in quanto appunto la società Servizi e Patrimonio del Comune opera in regime di impresa. Non sono stati conteggiati i costi delle chiavette, che però saranno a breve rivendute, per cui anche in questo caso è una partita di giro, in quanto vi sono le vendite e le cauzioni per appunto questo utilizzo, e provvederemo ad acquistarne per il primo momento 200 unità, per capire appunto quale sarà poi l'utenza e l'effettiva richiesta da parte dei cittadini. I costi di qui sopra sono da ammortizzare in 5 anni, e quindi incidono sui risultati di ciascun esercizio solo per un quinto del loro ammontare complessivo. Quindi facendo un breve calcolo, su 22.000 euro sono circa in 5 anni 4.500 euro di quota di ammortamento. In base all'esperienza di altri comuni di dimensioni simili e della stessa area territoriale, si ritiene che gli introiti della cessione dell'acqua consentiranno, sin dal primo anno di esercizio, di coprire sia i costi di ammortamento che quelli di gestione.
Si evidenzia quindi che l'operazione dal punto di vista dell'incidenza economico-finanziaria dell'investimento è assai modesta e consentirà, si ritiene, una gestione costantemente in attivo del servizio. Si consideri che le riscossioni da erogazione d'acqua ammontano già nel primo mese e mezzo di attività e quindi in un periodo dell'anno meteorologicamente avverso e durante il quale la notizia dell'attivazione ovviamente del servizio probabilmente non sia ancora così in modo capillare e diffusa tra i cittadini, ammonta a circa 300 euro. Importo destinato ovviamente a incrementarsi nei mesi caldi. Si osserva infine che questa amministrazione, come del resto altre amministrazioni comunali vicine, di vario segno politico tra l'altro, ha ritenuto di avviare il servizio in parola per venire incontro a un desiderio diffuso tra i cittadini che dimostra l'esperienza di quei comuni che l'hanno attivato da più tempo e dove il rifornirsi della cosiddetta acqua del sindaco è divenuta un'abitudine comune. Distinti saluti. Quindi rispetto a questo, giusto per chiudere poi le fare le sue considerazioni, abbiamo sia preventivamente, ancora lo scorso anno che abbiamo iniziato e intrapreso questo tipo di iniziativa, preso contatti con le amministrazioni vicine per capire anche quale poteva essere il gettito, comunque il fatturato, chiamiamolo così, anche se in proprio chiamarlo fatturato, di una rendita della casa dell'acqua, oltre alle questioni invece ecologiche, ambientali, che sicuramente sono molto importanti, in quanto non vi è più lo smaltimento delle bottigliette di plastica, non vi è più appunto questo consumo anche dal punto di vista ecologico e ambientale. Abbiamo appurato che i comuni limitrofi avevano delle entrate, come ho scritto poi nella risposta, sufficienti ad ammortizzare sia il costo economico finanziario dell'opera, sia appunto dare dei risultati anche attivi, proprio per le finalità che una volta che i cittadini capillarmente avranno capito il servizio e conosciuto il servizio, saranno in grado di dare. Per cui in questo senso credo che, adesso sentirò la sua risposta, il suo grado di soddisfazione, però siccome non è una questione legata a opportunità di partito, sinistra, destra, che se no mi verrebbe da dire perché non fa la stessa domanda d'attualità o la stessa interrogazione al sindaco Nardese appena via del Ponte, che ovviamente ha fatto la stessa casetta e funziona regolarmente come tutti. Quindi è un'opportunità che abbiamo voluto dare perché è un segnale sul territorio di servirsi di un servizio a basso costo, 5 centesimi per l'acqua naturale e l'acqua frizzante, diciamo gasata, non mi sembra ovviamente un corrispettivo importante, ma soprattutto un'abitudine a non consumare o ad utilizzare quell'acqua che arriva dalla nostra rete idrica, che è assolutamente buona e attraverso solo un controllo e un miscelatore che può appunto verificarne la purezza, dà questa opportunità ai cittadini di servirsi e di dare anche, perché no, in termini di qualità e di risparmio economico per quanto riguarda la TIA, per quanto riguarda quindi l'asporto rifiuti relativo alle bottigliette e il consumo appunto di questo tipo di materiale, darà dei risultati positivi per questo territorio. Per cui credo che ci siano state tutte le condizioni per poter operare nel modo migliore e speriamo che nei mesi estivi, con le situazioni diverse anche dal punto di vista meteorologico, questi risultati siano anche apprezzati, come ci sembra nelle fasi iniziali, dai nostri cittadini in Mugina. Sì, due considerazioni rispetto alla risposta. I 28.000 euro li ho ricavati da una semplice sommatoria fatta dalle determine dell'amministratore unico della società, di cui risultano già 3.000 euro per le chiavette già deliberati per l'acquisto. Sulla determina, io ho la determina, ci sono 3.000 euro già deliberati, quindi 3.000 euro solo di chiavette, che poi se verranno utilizzate, però sono solo 3.000 euro, quindi il totale fa 28.000 dalle sommatorie con i 3.000 euro, con i costi già deliberati anche per il servizio di gestione della casetta, dati sui 650 euro annui, dati per 5 anni, insomma il totale di quanto deliberato fa 28.000 euro. Detto questo, non è questo il problema di costi, io parlo, lei ha sollevato il discorso del sindaco Nardese di 90, io con il sindaco Nardese ho parlato anche di questa attivazione, mi ha confermato quello che ha detto lei, che il servizio è ben gradito, eccetera, ma io non metto in discussione il servizio, metto in discussione la scelta che questa amministrazione ha fatto in questo periodo, momento. A 90, per dirne una, i buoni mensa sono 3,90 euro, noi qui a Musica li paghiamo 4,35 per dirne una. L'ICI sulla prima l'IMU sulla prima casa 90 è al 4 per 1000, qui è al 5, quindi dico, queste scelte si fanno quando comunque chiedo uno sforzo, mi lasci finire dopo, se vuole replicare replica sindaco, quindi dico, a 90 hanno fatto questa attivazione, ma danno comunque in regime di tassazione ai cittadini una cosa ben diversa.
l'IMU sulla, l'aliquota IMU sulla seconda casa, sull'aliquota di base è al 9 per 1000, non al 9,6 come qui. Quindi ci sono queste scelte che a me hanno dato un po'. Un comune che le fa quando è in regime di comunque dare comunque il servizio ai cittadini, lo si fa. In questo momento poi l'ho trovata una scelta un po' azzardata, non tanto, ripeto, per l'utilizzo che si farà di questo servizio, ma perché credo che c'erano altre priorità per i cittadini di Nusile. Faccio l'ultima considerazione, questa amministrazione ha speso 28.000 euro per questa attivazione di questo servizio, 10.000 euro li ha spesi o li spenderà per il debito fuori bilancio fatto per il ricorso alla tesoreria unica, forse è stato deliberato il debito, è stato deliberato, poi non lo so. E infine ha speso 36.000 euro di manifestazioni estive, tralasciando le quali la festa di San Valentino e di San Martino, anche se con un contributo regionale di 14.000, fanno un totale di 60.000 euro. La variazione sul gettito IMU, sindaco, è stata fatta perché ha detto che c'erano 85.000 euro di mancato gettito che dovevano essere dati. Quindi dico, se ci sono scelte diverse dal punto di vista amministrativo, forse non serviva a gravare sulle tasse dei cittadini di Nusile con l'IMU a questo livello di tassazione. Per questo ovviamente sono soddisfatto solo per i numeri che mi ha detto, che sul primo mese sono 300 euro di acquisto di acqua. Beh, io spero che questo servizio venga gradito ormai, perché è stato attivato, però ripeto, io non parlo nel merito del provvedimento, parlo della scelta che questa amministrazione ha fatto in questo momento, che poteva essere magari rivalutata in tempi migliori per le casse comunali. Replica del sindaco, grazie. Ma solo una breve replica, perché forse non era chiaro, ma l'interrogazione era sull'IMU più che sulla casa del sindaco. Le deviazioni che ha fatto sono tutt'altro. E neanche non mi metto qua a discutere sulle situazioni di 90 o non 90, perché altrimenti dovrei parlare dell'IMU di 90, dell'outlet e delle altre potenzialità che ci sono, magari a scapito delle nostre attività commerciali di Nusile. Sarebbe un bel dialogo da fare quando magari per due giorni, se dobbiamo aprire questo piano. Io ho citato solo 90, una questione, siccome nella risposta ho messo i segni politici appartenenti a questo territorio, credo che sia stata un'iniziativa che su Trevigiano ha preso piede, su San Donatese sta prendendo piede, 90 è partito anche prima di noi, per cui la questione è sicuramente importante. Le dico un'altra cosa. Quando abbiamo fatto questo studio, ogni famiglia, ci è arrivato questo dato, che ogni famiglia, soprattutto nei mesi estivi, spende dai 20 ai 25 euro al mese per l'acqua. Era un dato che io non avevo mai evidenziato, non avevo mai sottolineato così in modo preciso, ma questi sono i dati durante il periodo estivo. Spendere 2 o 3 euro invece dei 20-25 euro vuol dire risparmiare 20 euro a famiglia ogni mese. Quindi se li moltiplichiamo anche solo per i 6 mesi, vuol dire un risparmio di 120 euro a famiglia. Quindi se dobbiamo mettere poi nell'equilibrio IMU, non IMU, aliquota, mezzo punto più, mezzo punto in meno, potremmo stare qua fino a domani mattina. Ma sia chiaro che questo servizio è un servizio che diamo dal punto di vista ecologico, ambientale, ma anche finanziario. Perché la gente che viene a prendersi l'acqua e ha acquistato le sue belle bottigliette di vetro e ha questa abitudine, non lo fa perché gli è simpatico il sindaco, o in parte può essere anche simpatico, ma c'è una convenienza. E quindi questo dato di 20-25 euro, cioè 20 euro risparmiati a famiglia nei mesi estivi, ho considerato 5-6 mesi all'anno, è comunque un risparmio di 100 euro, che le piaccia o non le piaccia. E questo è il momento di difficoltà economica, quindi è venire incontro comunque alle famiglie, oltre a tutti quei dati che l'ho elencato, che sono quelli appunto legati alla TIA, al trasporto, al minor trasporto, al risparmio ambientale, ecologico, eccetera. Per cui, insomma, credo che l'hanno fatto tutti, l'ha fatto dal centro-sinistra al centro-destra. Credo che il Movimento 5 Stelle non possa che plaudire a iniziative di questo tipo rispetto a quei dati. Se poi lei mi dice che le spese sono queste, sono 22.334, ovviamente era stata messa una determina per acquistare un tot di chiavette, ma saranno ridimensionate in funzione a quello che sarà la richiesta. Ma è ovvio che pagheremo quelle che oggi acquistiamo, ma soprattutto quelle verranno rivendute. Se poi mi fa un canone di manutenzione e mi considera la determina un ammortamento di 5 anni, chiaro, allora facciamo una sommatoria totale e allora arriviamo forse a cifre diverse. Però
di fatto oggi ci sono dei dati sul territorio che ci dicono che l'ammortamento del bene più appunto quello che sarà l'introito darà dei risultati positivi. Tant'è vero che dai nostri dati, e l'ho detto in fase di inaugurazione, che avremo dei numeri positivi che verranno reinvestiti per il sociale, perché quella società patrimoniale darà comunque dei soldi che saranno gestiti a consuntivo al comune in un apposito bilancio, perché si possano comunque attingere a iniziative di carattere sociale. Pertanto siamo partiti già con questa convinzione che la peculiarità del servizio dovrà portare dei numeri importanti positivi, non sicuramente per farlo in questo momento, anche per avere un danno economico finanziario dall'ente, per cui auspichiamo che non solo venga ammortizzato, ma che ci sia un valore aggiunto su questo tipo di iniziativa, che ritengo e hanno ritenuto molti nostri colleghi sindaci anche in conferenza dei sindaci dove ci siamo confrontati su queste tematiche, di dare risultati positivi. Uno per tutti, Annone Veneto, visto che parlavamo soltanto di 90, Annone Veneto, la sindaco Saviano di Annone Veneto mi dice che nei grandi mesi estivi a pieno regime una casetta dall'acqua arriva fino a 1.500-2.000 euro di incasso, tanto per capire la buona abitudine dei cittadini di quel comune di adottare questo tipo di servizio, ha portato al di là appunto del buon servizio anche nelle casse comunali un ritorno che può essere poi reinvestito, come si diceva, per finalità importanti, soprattutto in questo momento difficile per le nostre famiglie. Magari anche rimpinguando il capitolo che diceva lei di Bonimensa, quindi ci vedremo a consuntivo. Solo per rimanere, perché forse... Prima era il nostro parco. Mi dispiace, se andiamo avanti col consiglio. Prego. 30 secondi. Ma no, lo deciderà il Presidente, il consigliere assessore Persico. Lo deciderà il Presidente, mi ha dato la parola. Adesso, se vuole togliere, è libero di togliere. C'è un Presidente, scusi, mi ha dato la parola il Presidente. 30 secondi. Se è così infastidito della mia, se è infastidito dell'atteggiamento, glielo dica al Presidente, glielo ho detto. Due risposte. Ripeto, io ho detto, sindaco, che non sono contrario al servizio, ho detto solo che il metodo e la tempistica attuata secondo me non erano consoni al periodo. Tutto qui, poi alla fine vedremo i risultati quando ci sarà un consultivo più determinato sulla questione. Grazie. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Quinto punto, TARES, affidamento e gestione di indirizzi operativi. Illustra il provvedimento l'assessore Susanna, dopodiché la parola al Presidente della prima Commissione. L'articolo 14 del decreto legge 201/2011, decreto Salva Italia, ha istituito la nuova imposta TARES, ovvero il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che riguarda la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo svolgimento. Il comma 46 dello stesso articolo 14 stabilisce che contestualmente all'istituzione della nuova imposta TARES vengono eliminate tutti gli altri precedenti tributi, sia di natura patrimoniale come TIA 2, che di natura tributaria come la TARSU. Quindi anche la nostra TIA 2 viene, attraverso questo articolo del decreto legge 201/2011, eliminata. Il nuovo tributo è composto di due parti. Una parte, cioè una tariffa, che è destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, che sostanzialmente ricalca la TIA 2, e una maggiorazione di 0,30 centesimi al metro quadro che i comuni hanno la facoltà di aumentare fino allo 0,40, che è destinata a coprire i servizi e i costi per i servizi indivisibili, ovvero sia ad esempio i costi come illuminazione pubblica, polizia locale, anagrafe, comunque tutti quei servizi che non sono a domanda individuale. Con riferimento a questa nuova imposta TARES, questo Consiglio nei prossimi tempi, probabilmente già nel prossimo Consiglio, sarà chiamato a deliberare in merito al regolamento applicativo di questa nuova imposta, alla determinazione delle tariffe prima di competenza della Giunta e anche in merito al piano finanziario per la copertura dei costi di smaltimento. I nostri uffici stanno da diverso tempo lavorando sul regolamento, cosa che comunque ha notevoli difficoltà, perché mancano ancora dei provvedimenti da parte del Dipartimento delle Finanze
per, ad esempio per quanto riguarda la riscossione del tributo stesso. Quindi nell'incertezza della normativa ovviamente si è rinviato questo provvedimento ad un momento successivo. Nel frattempo però sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio è stata pubblicata la legge 11/2013 di conversione del decreto legge 1/2013. Questo decreto, che ormai è legge, specifica che il versamento della TARES sarà effettuato in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Però per il primo anno di applicazione questa prima rata viene posticipata a luglio. Questo ci ha creato ulteriori problemi, perché tutti in realtà speravamo in un'anticipazione della scadenza piuttosto che in un posticipo, perché questo posticipo costringe gli enti locali a attingere alle risorse, alle proprie liquidità, alla scorta di liquidità, per garantire il servizio di raccolta e dei rifiuti che ovviamente da gennaio a luglio deve comunque essere garantito ai cittadini. L'alternativa sarebbe potuta essere quella di attingere al credito bancario, però questo ovviamente ha dei costi che poi si sarebbero ripercorsi sui cittadini. Quindi, in relazione anche al fatto che la legge di stabilità 228/2012 ha attribuito ai comuni la possibilità di affidare il servizio di gestione e riscossione dei rifiuti ai soggetti che già svolgevano questo servizio in costanza di TIA, proponiamo a questo Consiglio possibilità di affidare il servizio alla società che già gestisce la raccolta dei rifiuti nel nostro territorio, che è la Rises S.p.A., che tra l'altro è una società in house perché è partecipata anche dal nostro Comune. Quindi le delibere che proponiamo al Consiglio sono le seguenti. Allora, innanzitutto di affidare per l'anno 2013 la gestione del servizio di riscossione e accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la TARES, alla società Alisea S.p.A., in continuità con il servizio di gestione integrata dei rifiuti già affidata al predetto gestore per conto di questo Comune. Di stabilire che il corrispettivo dovuto dal Comune per l'esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché dell'attività di riscossione e accertamento della TARES, sarà liquidato a favore di Alisea S.p.A. a fronte di regolari fatture emesse dal gestore, attraverso risorse specifiche rappresentate dalle riscossioni del tributo che ovviamente per il nostro Comune saranno disponibili da luglio in avanti. Di stabilire che per il solo anno 2013, per le ragioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente formando parte integrale sostanziale del presente provvedimento, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, il Comune anticiperà con fondi propri, in attesa di poter introitare le riscossioni TARES, i costi di gestione sostenuti dall'ISEA SPA nel periodo che precede la riscossione del tributo, quindi da metà febbraio ai primi di luglio. Il punto 4 delle delibere proposte è superato, in quanto la proroga è ufficiale, quindi non è necessaria una successiva delega alla giunta comunale per superare il periodo aprile-luglio. Di dare atto che la soluzione adottata attraverso questo provvedimento, oltre a garantire la continuità di un servizio essenziale, si caratterizza per essere la meno onerosa sul piano economico rispetto a soluzioni alternative, perché come spiegato prima, il ricorso al credito bancario avrebbe comportato dei costi di interesse che poi sarebbero ovviamente messi in conto ai cittadini. Di dare atto che con riferimento all'istituzione di questo tributo nel bilancio comunale 2013 dovrà essere previsto uno specifico capitolo di entrata con corrispondente capitolo di uscita, questo perché in precedenza la TIA era completamente gestita dall'ISEA e quindi noi non introitavamo le risorse e non dovevamo spenderne per questo servizio. Di dare atto che per l'instabile quadro normativo, condizionato anche dall'imminente rinnovo degli organi parlamentari di governo, il regolamento per l'applicazione della TARES e le relative tariffe saranno oggetto di successivi provvedimenti di questo Consiglio, contestualmente all'approvazione del redigendo piano finanziario a cura del gestore. Di precisare che il presente provvedimento nulla innova in merito al rapporto intercorrente tra il Comune e l'ISEA SPA circa la gestione della TIA 1, la cui vigenza fino al 31 dicembre 2012 lascia immutata in capo all'attuale gestore la competenza in materia di controllo e accertamento delle annualità 2012 precedente, compatibilmente con i termini di decadenza fissati dal legislatore nazionale per l'accertamento dei tributi locali.
e per l'ultimo punto di autorizzare gli uffici comunali competenti all'adozione, ovvero alla sottoscrizione di ogni atto necessario a dare attuazione al dispositivo del presente provvedimento. Grazie Assessore. Se il Presidente della Prima Commissione ci legge il verbale relativamente a questo punto all'ordine del giorno. Sì, buongiorno. Per la gestione TARES si conferma per l'anno 2013 il modello prescelto in materia di TIA 1 per l'ampliamento della gestione del tributo alla società Alisea S.p.A. Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'esecuzione del servizio di gestione, nonché delle attività di riscossione e accertamento della TARES, sarà liquidato a favore di Alisea S.p.A. La prima commissione pertanto esprime parere favorevole da parte di Susanna, La Golfo e Signele, si astengono i consiglieri Cassarà e Biancon. Grazie Presidente Signele, se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo punto. Prego consigliere Cassarà. Sì, io volevo evidenziare alcune questioni, perché si parla di un nuovo tributo. Questo tributo è stato previsto dal decreto Salva Italia, che andrà a sostituire la TIA, come ha detto l'assessore prima, con un incremento del 30% che può essere anche portato al 0,40%, però dipende sempre dall'amministrazione comunale. Questo per finanziare i servizi indivisibili, cioè il problema del verde, l'illuminazione pubblica e il problema delle strade, l'attenzione delle strade. Però bisogna specificare anche chi ha voluto questa TARES, sebbene che i cittadini lo sappiano. L'impianto è stato introdotto durante l'esame del federalismo fiscale, cioè che il fiore all'occhiello, bisogna dirlo, dell'ex ministro Calderoli, l'ex ministro della complicazione Calderoli, della complicazione perché mette in difficoltà le famiglie, altro che venire incontro alle famiglie, come ha detto lei, signor Sindaco, qui si mettono in difficoltà veramente le famiglie, perché dovranno pagare un tributo, soprattutto a giugno avremo l'IMU, poi nel mese successivo avremo questa nuova TARES e io non capisco anche l'impatto che ci sarà col turismo, sicuramente sarà un impatto negativo questo qui. Per cui ci stanno veramente strangolando con queste nuove tasse. Se questo è il federalismo fiscale, beh, no, io penso che facciamo un po' a meno, non è così che si risolvono i problemi. Diciamo sempre di venire incontro alle esigenze delle famiglie, qui ci tassano, ci risanano, ci derubano. Questo è l'effetto di questo tipo di federalismo. Basta così. Ha sollevato un bel coperchio. C'è qualcuno che vuole replicare? Sindaco, grazie. Buongiorno a tutti, un intervento. Consigliere Carpenedo. Grazie. Così nel condividere le preoccupazioni della consigliere Cassarà per quanto riguarda questa nuova tassa che effettivamente ci costringerà a pagare 0,30 per metro quadrato di superficie di questa tassa sull'igiene pubblica, come diceva poco fa l'assessore, eventualmente incrementabile a 0,40. Io spero che questa amministrazione comunale faccia le dovute valutazioni su questo punto, anche se devo riconoscere che in questo aspetto è il comune che si mette la faccia, cioè anche noi in questo modo, perché questi 0,30 effettivamente poi finiranno a Roma, cioè nelle casse dello Stato, no? Non certamente nelle casse del comune, e noi saremo solo coloro i quali risponderanno. Tuttavia leggevo oggi il giornale dove si diceva che questa tassa che è stata differita a luglio sarà differita nel 2014, quindi la preoccupazione sarà quella di pensare come farà il comune a sopperire a questo tipo di pagamento appunto delle fatture che la Risea ci presenterà per 12 mesi. È probabile che noi finiremo nel 2014 con l'approvare questa nuova tassa. Grazie consigliere Carpenedo. Sindaco. Credo che l'intervento del consigliere Cassarà sia stato fuori luogo, ma soprattutto che dimostri poche idee ben confuse su quello che era l'impianto del federalismo e di quello che si voleva dire con la TARES e con quello che si voleva dire dell'IMU. Scoppiazzata con lo stesso nome, su delle finalità completamente diverse.
perché l'IMU, imposta municipale unica, si chiama imposta municipale unica, e non è unica perché sia unica sulla sua casa, era ed è stato copiato dall'impianto federalista che prevedeva una serie di incombenze e di tributi che venivano soppressi con una imposta municipale unica. Quindi si riferiva a diversi tributi con il 7,6 di base previsto, proprio perché si potesse introitare un certo gettito da parte dei comuni. Quindi l'impianto Calderoli, Tremonti, quello che diceva del governo Berlusconi, era un impianto completamente diverso, stravolto e portato oggi nella TARES, appunto, che vuol dire non è che i soldi vanno direttamente a Roma, è peggio ancora, i soldi vengono introitati, quindi si scarica l'incombenza di introitare i soldi all'ente locale e per contro si hanno minori trasferimenti del governo centrale di pari importo ovviamente con quello che è l'introito della TARES, per cui di fatto si mettono nelle condizioni i sindaci e le amministrazioni locali di dover innalzare, come è successo per l'IMU anche in questo caso per la TARES, di innalzare un balzello locale e farlo introitare dall'ente locale, non trovando giusta corrispondenza nei trasferimenti invece statali perché vengono tagliati di pari importo. Questo è grave nella situazione, perché poi i cittadini dicono mi hai aumentato le tasse e non vedo per contro la risposta in termini di servizi, in termini di infrastrutture, in termini di, diciamo, di questioni legate all'amministrazione sul territorio, visto che giustamente stai spremendo come un limone il cittadino. Quindi hanno scaricato a cascata nell'ente locale tutta una serie di balzelli e di incombenze, non trovando risposta poi sui trasferimenti invece statali che diminuiscono di pari importo. Quindi questa è un po' la gravità del tributo, perché noi vogliamo l'autonomia, noi vogliamo gestire i tributi propri in casa, però nelle condizioni ovviamente di poterli gestire in modo equo, e quando chiediamo un tributo, sia esso TARES, IMU o tassa di scopo, qual si voglia chiamare, deve essere concordato, finalizzato con le parti sociali, con i cittadini, con le iniziative che uno vuole poi intraprendere in termini di bilancio di previsione. Per cui, per assurdo, in questa maggiore entrata che vedremo magari nel bilancio di previsione vista come TARES, non abbiamo dall'altra parte in conto investimenti o spese di gestione anche ordinaria le giuste risposte che i cittadini vorrebbero vedere, visto che